Per questa 13ª edizione del festival abbiamo la partecipazione di 8 cori provenienti da Canada, Russia, Ucraina, Polonia, 2 cori, dalla Repubblica Ceca e dall'Italia, dalla provincia di Lecco. Per questa edizione abbiamo per la prima volta voluto inserire nella grande messa a conclusione del festival, che si tiene sempre alla domenica, conclude la settimana dedicata al festival, alle audizioni e ai concerti, anche dei brani non solo in lingua latina, ma due corali di Bach, due celebri corali di Bach e l'Inno Cherubinico dai 9 pezzi sacri di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Questo ha significare un maggiore coinvolgimento anche culturale, di esperienza culturale, di scambio culturale fra i diversi cori. For this 13th edition of Zelioli Festival, with 8 choirs from Canada, Russia, Ukraine, Italy, 2 choirs from Poland and 1 from Pardubice, Republika Czech Republic. For the first time is an insert musical piece for the mass and the conclusion of a festival, and this piece is two chorale from Matthäus Passion.
Thank you.
pacis laureus sine permissione justitia, quae sola firma pacem spondeat et numeracem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cultivis et regnat dignitate Spiritus Sanctum, per omnia saecula saeculorum. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpieczeństwo. Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach bezpiecznych, w zacisznych miejscach wypoczynku. Choćby las został powalony, a miasto było bardzo poniżone. Szczęśliwi, wysiać będziecie nad każdą wodą, puszczając wolno woły i osły. Verbum Domini.
storica lectio sin nobis salutis et eruditio. Lesung aus dem Buch des heiligen Apostels Paulus an die Kolosser. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in eurem Herzen. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar.
saluto di cuore anche a nome degli illustri concelebranti tutti i membri dei cori che hanno partecipato a questa 13ª edizione del Festival Europeo Giuseppe Zeglioli, organizzato da Armonia Gensium. Ringrazio nello stesso tempo Armonia Gensium nella figura del suo presidente, Cavalier Raffaele Colombo. Ringrazio il direttore artistico musicale, maestro Pierangelo Pelucchi, la giuria del festival e tutte le autorità civili presenti. Ma soprattutto ringrazio tutte le persone, so che sono qualche centinaio, compreso le famiglie, che hanno contribuito alla buona riuscita di questa ormai classica e fiorente manifestazione. Come avete visto, essa si svolge nella bella città di Lecco, cui fanno corona le nostre montagne che si specchiano nel lago, rese celebri dal Manzoni. Giustamente il vostro festival si conclude con la celebrazione eucaristica, perché non c'è festa senza liturgia. È infatti la liturgia che consente di legittimare compiutamente ogni festa, perché è la liturgia che rinvia al divino e quindi consente una esperienza umana veramente compiuta. Avete voluto scegliere per questa liturgia la Santa Messa Solenne per la Pace, legando in questo modo questa urgenza drammatica dei nostri tempi al canto e alla musica, forme forse più immediate di comunicazione tra tutti gli uomini per la loro natura originariamente interculturale, come voi testimoniate, e interreligiosa. Voglio rifarmi a una delle beatitudini principali del Santo Vangelo di Matteo. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Domandiamoci, ma qual è il rapporto, qual è il nesso tra la pace e l'essere figli di Dio? L'Epistola e la lettura si sono incaricate di mostrarcelo. Nell'Epistola, ai Colossesi, vediamo emergere la dimensione personale della pace, quella che riguarda ogni uomo e ogni donna, ognuno di noi, dice Paolo. Fratelli, rivestitevi come eletti di Dio, santi ed amati di sentimenti di misericordia, di bontà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scapevolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Mi preme molto mostrare l'importanza di questo passaggio biblico, soprattutto per i tanti giovani che hanno partecipato a questa importante manifestazione. Non c'è pace possibile se non incomincia dalla persona, da noi, se non parte dal nostro cuore, e voi siete testimoni che queste qualificazioni della pace, l'amore, la misericordia, la bontà, l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, possono essere ancora praticate dalla gioventù di oggi. Voi che amate il canto e la musica sapete bene che senza la pace nel cuore è impossibile cantare con fedeltà creativa come voi fate nei vostri cuori.
Invece la lettura ci dimostra la dimensione sociale della pace, che pure si rivela in questo 13° Festival Europeo. Dice il testo: il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sarà abbassata. Allora la speranza di pace in questo mondo segnato da violenti guerre, da tragici terrorismi, è garantita proprio dal rapporto con Cristo in Dio. Come ci ha detto il Santo Evangelo, siamo quindi figli di Dio, figli del Padre nel suo Figlio Gesù Cristo, che è la nostra pace. Come figli di Dio siamo donne e uomini di pace. Ma come sottovalutare l'apporto all'imprescindibile compito della pace che il canto e la musica offrono? Canto e musica parlano ed uniscono in modo singolare la famiglia umana, diffondendo pace. La musica parla al di là della parola. In fondo, alla fine, non ne ha bisogno per essere, sia pure in modo misterioso, colta dalle nostre menti e dal nostro cuore. Permettetemi di concludere con un riferimento alla musica sacra. Benedetto XVI, ricevendo il dottorato honoris causa dall'Università Giovanni Paolo II di Cracovia e dall'Accademia di Musica di Cracovia, ha affermato che tre sono le sorgenti della musica: l'amore, la tristezza e l'incontro con il divino. È fuori discussione che tutto questo si esprime in maniera mirabile, come stiamo vedendo, nella musica sacra. Essendo almeno in parte superato il dibattito post-conciliare circa l'opportunità di relegare le grandi opere corali e le messe per orchestra nelle sale da concerto, per fare spazio nella liturgia soltanto al canto e alla preghiera comune dei fedeli, è bello invece vedere oggi nei vostri cori e nelle vostre esperienze la possibilità di mantenere legata con equilibrio la liturgia anche nella sua grande tradizione corale e musicale, pena un impoverimento culturale della Chiesa. May the peace of Christ reign in your hearts. I wish to draw your attention to the strength of this passage of the Holy Mass, most of all for the young people who have taken part in this important event. No peace is possible unless it starts from us. From our hearts, you are witnesses that love, mercy, goodness, humility, meekness, patience are still practiced by you who love and live song and music. Without peace in our hearts, it is impossible to faithfully sing and play as you do in your choirs. Neue Rundfest. Herrsche der Friede Christi, ich möchte die Kraft dieser Bibelstelle vor der eigenen Messe von heute, vor allem für die Jugend, aufzeigen, wie an dieser wichtigen Festtag deine Worte haben. Es kann keinen Frieden geben, wenn er nicht von uns ausgeht, wenn er nicht von unserer Messe ausgeht. Eure Liebe, Musik, le zone, das ist mein Leben, Güte, Demut, Liebe,
Firenze, come diceva il Consiglio, con una numerosa partecipazione, una partecipazione veramente attiva, che dipende da un'autentica ars generale, da un'autentica arte della generazione. Da qui scaturisce una bellezza che non può lasciare insensibile l'inquieto cuore dell'uomo postmoderno. Thank you.
Dico grazie al cardinale Angelo Scola che ha presieduto questa solenne celebrazione. Un grazie che diventa una consegna, perché abbiamo riconosciuto Gesù nello spezzare del pane e nel nostro canto. Portiamo in ogni nazione la pace di Gesù Cristo. Thank you so much, Cardinal Scola, and everybody, just because you are messengers of peace, and you for your sin. Dziękuję Kardynałowi Scoli i wszystkim, którzy tu śpiewają. Dziękuję za to, że jesteście wysłańcami. Amen. Progettamos in pace.
abbiamo inaugurato questa 13ª edizione del Festival Europeo per Cuori Giovanili Inferiori. Abbiamo detto che avremmo sentito molto spesso due parole di seguente. La prima è musica. E abbiamo detto che musica. Sono sei lettere che uniscono il mondo, scavalcano barriere, attraversano confini, superano qualsiasi ideologia e concentrano in essi tutti i colori dell'universo. La musica è stata la protagonista di queste giornate, di queste serate, a Lecco e in provincia. La seconda parola di sei lettere è grazie, perché prima di passare la parola Presidente di Armonia Agenzio Raffaele Colombo, vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, il Pontificio Consiglio di Cultura, l'Arcidiocesi di Milano, la Fondazione Carico, la Regione Lombardia, il Comune di Lecco, tanti altri comuni di Mantello, la Bruno, Castello, Lago, Costago, Montego e tutte le famiglie e tutti i collaboratori di Armonia Agenzio. Siamo stati una bella squadra e noi a nostro modo, il nostro campionato, l'abbiamo vinto. Passo la parola al Presidente della Armonia Agenzio, il Cavaliere Raffaele Colombo. Maestro Giacomo Martinez, il maestro Giacomo Martinez, il maestro Giacomo Martinez,
segretario della commissione, ora ci leggerà i nomi dei cori con le diagramme di cori con le creazioni. Sono in ordine alfabetico, alfabetica volta. Colonia, il corpo femminile dell'uomo di Colonia, Medic for Ancona Doma, First Prize for Ancona, primo premio con l'Ordine.
Thank you.
a far conoscere la festività Mezzanione, la sua civica, la sua la musica e arrivederci al 2020.